si spostavano in camper in tutto il nord Italia, mettendo a segno raffiche di furti in appartamento, sfruttando come manodopera criminale ragazzine e donne in stato di gravidanza. Il boss della banda di rom croati, con base a Slavonski Brod, era la nonna, la 41enne Sara Goman. La matrona della famiglia, soprannominata Sele, è finita in carcere assieme ai due principali complici, i figli Daniele e Rocky Radulovic, i due colonnelli del capo che istruivano come soldati le donne incinte e le minorenni usate come autrici dei furti per motivi molto precisi. Perché dal punto di vista operativo, quando viene l'intervento di polizia per le donne incinte, è molto difficile, anche in una flagranza di reato, che possano essere arrestate e quindi portate in carcere. Dall'altra parte, invece, per le minori, bambine, era più che altro cercare quindi anche di far sì che la loro immagine o il piangere potesse fare in modo tale che l'intervento di polizia fosse il più leggero possibile e quindi venissero liberate il prima possibile. La banda è responsabile di una decina di furti almeno in tutto il nord Italia, tra cui due a Trieste. La tecnica d'azione era quella di mettere a segno più colpi possibili in brevissimo tempo in una città, per poi spostarsi altrove. Nel corso dell'operazione, conclusasi ieri a Bologna con l'arresto dei tre mandanti, sono stati recuperati 2 chili d'oro e gioielli per un controvalore di 80.000 euro, più 22.000 euro in contanti, frutto della vendita di parte della refurtiva. Le ladre, che non rigavano dritto però, ovvero non portavano a casa il bottino, o venivano fermate dalla polizia, subivano un trattamento pesantissimo dai loro carcerieri, fatti per i quali potrebbero scattare a loro carico anche altri capi d'accusa legati a maltrattamenti e sostanziale riduzione in schiavitù. In alcuni casi è potuto verificare come venissero proprio redarguite in modo molto pesante, se non anche con, anche con degli interventi fisici.